Salve a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale Camperista Tech. Oggi siamo in compagnia con questo prodotto un pochino particolare che vi presenterò dopo la sigla. Ed eccoci di nuovo qua ragazzi, in compagnia, come dicevo, di questo nuovo prodotto che ho testato io personalmente e che devo dire che mi ha davvero stupito. Andiamo a fare subito l'unboxing e vediamo di cosa si tratta, anche se avete capito dal titolo di cosa si tratta. Eccoci qua ragazzi, andiamo subito a vedere cosa troviamo in questa confezione molto ben costruita e anche robusta. Andiamo ad aprire la cerniera e, come potete vedere, si tratta di un power bank un pochino particolare, ma prima di andare a vedere nello specifico le sue funzionalità, andiamo a vedere nella confezione, oltre al power bank, cosa abbiamo. Intanto vediamo le specifiche del prodotto. Abbiamo la capacità di 20.000 mAh e altre informazioni riguardo questo prodotto. Andiamo a vedere quindi cosa abbiamo nella confezione. Abbiamo dei cavi intelligenti, vi spiegherò dopo a cosa servono, anche se, come ben vedete, avete intuito la funzionalità di questi cavi. Abbiamo il caricabatterie per caricare il power bank e un altro caricabatterie molto indispensabile per poter caricare il power bank direttamente dalla presa accendisigari dell'auto o del camper. Abbiamo un cavetto USB micro USB e, molto importante, come vedete, questo oggetto che serve per aprire lo sportellino dei nostri smartphone per cambiare la scheda, che non fa mai male, e il classico libretto di istruzioni con le istruzioni anche in italiano, che vi consiglio di darci un'occhiata. Ma andiamo a vedere nello specifico le funzionalità di questo power bank, come dicevo, molto particolare. Si presenta molto 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 solido, molto robusto. E vi dico subito, se dovete prendere un power bank solamente per caricare i vostri dispositivi come cellulari oppure tablet, io vi sconsiglio di prendere questo perché, come vedete, è molto robusto e molto, diciamo, più ingombrante di molti altri power bank che troviamo in commercio. Comunque qui sotto in descrizione video vi metto qualche power bank che secondo me è molto valido, fra cui ci sono qualche power bank che uso anche io. Ma andiamo a vedere proprio nello specifico. Partiamo da questo lato, dove abbiamo una bussola comodissima con tutte le informazioni del power bank, la capacità, il power di 74 wattora, l'input che 15 watt 1 A e esce a 5 volte con 2,4 ampere massimo. Infatti, se andiamo a vedere da quest'altro lato, vediamo che è tutta tenuta stagna, quindi è anche impermeabile. Abbiamo l'ingresso per ricaricare il power bank e due porte USB, come ho detto, con un'uscita di 5 volte e 2,4 ampere per ciascuna. Invece, da quest'altro lato abbiamo l'ingresso per collegare i cavetti per collegarli poi all'auto. Cosa fondamentale e importante di questo power bank è che tramite questi cavi possiamo far ripartire la nostra auto. Eh sì, perché questo power bank funge proprio da avviatore di emergenza e vi assicuro ragazzi che funziona davvero bene. Io ci ho fatto partire il mio camper quando d'inverno purtroppo la batteria mi aveva un pochino abbandonato e ho voluto provare ad avviare il camper tramite questo e è partito al primo colpo. Quindi ragazzi, è veramente molto utile. Grazie alla batteria interna, come dicevo, da 20.000 mAh,
che consente una corrente di picco di 800 A e possiamo far ripartire motori fino diesel 5 litri e motori a gas fino a 6 litri. Sono cavi intelligenti, quindi state sicuri che non andate a rovinare la vostra batteria dell'auto o del camper, perché sono protetti per non avere cortocircuito, hanno il sottovoltaggio, il sopravvoltaggio sicuro, quindi state tranquilli che non succede niente alla vostra batteria. Andiamo comunque a togliere e andiamo a vedere un'altra cosa molto importante. Vedete qua abbiamo tre luci LED che possiamo attivarle tramite questo pulsante. Tenendolo premuto una volta si accenderanno le tre luci. Premendolo una volta andranno a fare a lampeggiare. Premendolo di nuovo vedete che aumenta. Premendolo ancora si spengerà. Ragazzi, mi sono reso conto di una cosa molto importante. Vi ho detto che tenendolo premuto si accendono i LED. Ed è vero, premendolo una volta vi ho detto che inizia a lampeggiare, ma è un lampeggio particolare, nel senso che, come vedete, fa tre punti, tre linee e tre punti, che non è nient'altro che il segnale SOS in codice Morse, quindi un'altra cosa molto utile. Un'altra funzione molto importante è se premiamo due volte il tasto, vediamo che fa la luce stroboscopica rossa, che può essere magari importante per situazione in emergenza. Andando a premerlo due volte di nuovo si spenge. Tramite questo schermettino possiamo vedere la carica residua del nostro power bank 91%, e quando andiamo a collegare i nostri dispositivi USB vediamo che qua ci dà il voltaggio e l'amperaggio. Vedete che out ci fa vedere il voltaggio e l'amperaggio che assorbono i nostri dispositivi. Quindi ragazzi, secondo me questo è un oggetto molto utile da tenere nella nostra auto oppure nel nostro camper. Eccoci tornati ragazzi. Allora, come avete visto, è un prodottino molto valido e molto interessante, specialmente per la possibilità che ci dà di usarlo come avviatore di emergenza, dandoci un picco fino a 800 A. Ve lo sconsiglio di usarlo solamente come power bank, perché come vedete anche delle dimensioni, non è molto leggero e molto semplice da portarlo anche nel nostro zaino, anche se nulla vi vieta di farlo. Però ci sono molti power bank in commercio più piccoli, più leggeri e con le solite prestazioni per quanto riguarda il power bank. L'unica cosa che questo differenzia gli altri è che ci dà la possibilità, come ho detto, di usarlo come avviatore di emergenza. Secondo me è un prodottino molto valido. Vi lascio comunque linkato qui sotto in descrizione video il prodotto, che lo potete trovare benissimo su Amazon. Quindi ragazzi, vi invito a lasciare qui sotto un bel commento dicendomi cosa ne pensate di questo prodotto, a fare l'iscrizione al canale, attivare la campanellina e, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi anche al gruppo Facebook. Trovate qui sotto in descrizione video il link che vi porta direttamente al gruppo, dove pubblico giornalmente qualche offerta di qualche prodotto, e vi lascio in descrizione video anche il link per acquistare questo prodotto. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima!